Buonasera telespettatori di ETV e ben ritrovati in diretta con una nuova puntata di Daedalus, il settimanale di approfondimento della nostra emittente. Parliamo di Bologna, stasera parliamo di quello che c'è sotto Bologna, lo vedete già dal titolo in sovrimpressione, la Bologna sotterranea. Si sta parlando, avete letto sui giornali in queste ultime settimane, per esempio del sottopassaggio di via Ugo Bassi che viene tombato, è stato tombato, si è parlato della chiusura del cantierone, lo abbiamo fatto anche qui a Daedalus con l'ingegner Monzali, del fatto che sotto la via Emilia, sotto via Rizzoli e via Ugo Bassi è stato trovato tantissimo materiale, abbiamo visto le mura di selenite, la via Emilia e tante cantine, tante fondamenta delle vecchie case dei bolognesi. Ebbene, che cosa c'è sotto i nostri piedi a Bologna? È un viaggio affascinante, davvero abbiamo cercato di portarvi con noi negli scorsi mesi, negli scorsi anni, nelle scorse edizioni di Daedalus all'interno dei canali di Bologna. Questa sera cerchiamo di fare un po' un riassunto di quello che abbiamo trovato e di quello che magari in futuro andremo a visitare. Lo facciamo in studio, ma con tante immagini dall'esterno, con i ragazzi, posso dire, con gli esponenti della Bologna sotterranea. Partiamo dal presidente, l'avvocato Antonio De Capo. Buonasera e benvenuto a Daedalus. Buonasera, grazie a lei dell'invito. Accanto a lui Anna Brini. Buonasera Anna. Buonasera. Lei già volto conosciuto su ETV, già intervistata da noi, protagonista di diversi speciali, e così come Massimo Brunelli, anche lui Bologna sotterranea. Grazie. Bentornato Massimo a Daedalus. Allora, dicevamo, c'è una Bologna che i bolognesi non conoscono, o perlomeno pochi bolognesi conoscono, è quella che sta sotto ai nostri piedi. Noi siamo andati, accompagnati da voi, per esempio nei canali sotto l'Aposa, il Reno, eccetera, c'è davvero uno scenario che si apre agli occhi dei visitatori che è inedito, inusuale e che magari abbiamo volontà e necessità di mostrare più spesso. Perché nasce Bologna sotterranea mentre magari cominciamo a vedere qualche immagine di quello che c'è sotto i nostri piedi? Intanto le faccio una domanda istituzionale da presidente. Chi siete voi e perché ci siete? Ma l'associazione nacque ormai 18 anni fa. Su una mia idea coinvolsi, io mi occupo di sotterranei da quando avevo 8 anni, per cui sono una marea di anni che me ne occupo, e l'idea fu quella di valorizzare, sviluppare la conoscenza della città sotterranea, ma non solo dei canali, perché noi abbiamo una rete idraulica estremamente ampia, poi abbiamo tutta una rete, una serie di reticoli non idraulici. Per esempio, da dove c'è vicino al Palazzo dell'Unipol e via oltre fuori porta, si arriva in centro all'altezza quasi della chiesa di San Domenico. Da via Gandino si arriva vicino alle carceri della Dozza e si attraversa quindi tutta la città. Noi siamo attraversati da cunicoli, reticoli, un vero e proprio reticolato. Poi ci sono i condotti appunto delle vie d'acqua. È un mondo sotterraneo. E un calcolo preciso è difficile farlo. Dai dati in mio possesso ci sono circa 500 chilometri di rete idraulica legata all'acquedotto e al sistema fognario. Possiamo azzardare qualche altro centinaio di chilometri invece di condotti non idraulici e quindi con punti di collegamento. E quindi da lì l'associazione si è sviluppata, devo dire poi, grazie soprattutto allo sforzo di Massimo Brunelli, siamo stati tra i creatori o comunque partecipi di Italia Sotterranea, quindi che è un progetto nazionale. Poi altre associazioni, per esempio una specializzata in bunker, nei bunker, Bologna è piena di bunker, rifugi antiaerei. Quindi ci sono ex comandi militari, qua a Bologna c'era il comando di tutta la linea gotica, e poi ci sono le cripte della chiesa. Noi qualche anno fa abbiamo ritrovato una cripta paleocristiana del 400, pochi mesi fa dalla chiesa della Santissima Annunziata abbiamo ritrovato un condotto che va su fino a Rizzoli. Per quanto a nostra conoscenza dovrebbe essercene altri 7 che entrano dentro le viscere. Bologna, fra l'altro, ecco l'ultima notazione, è una città antisismica per eccellenza, poggiando sul vuoto. Purtroppo, essendo inserita invece in una zona ritenuta sismica, il costo delle assicurazioni è altissimo. Quindi paradossalmente... No, questo discorso è interessante e non l'ho capito, lo spieghiamo bene. Cioè Bologna è in una zona antisismica, allora, perché lei dice... La città è in una zona sismica, però Bologna per definizione è antisismica appoggiando sul vuoto, e il vuoto non trasmette l'onda sismica.
E quindi, infatti, Bologna tradizionalmente, pur colpita da tanti terremoti, il centro storico non ha mai riportato le lesioni. Le lesioni sono subito sulla collina. La collina, per esempio, l'ultimo terremoto del 2011 ha dato, no, del 2012 ha dato dei problemi. Certo. In tantissime case. Quindi la città poggia, possiamo dirlo, sul vuoto. E questa, fra l'altro, noi abbiamo dei sotterranei, ma questa è una definizione mia personale, noi abbiamo dei sotterranei intelligenti, a differenza di altre città che hanno sotterranei che io definisco stupidi, cioè sono cavità, scavi messi lì. Noi abbiamo delle vere e proprie architetture urbane sotterranee. Architetture urbane e sotterranee che ci hanno aiutato a scoprire Anna e Massimo in precedenti esperienze. Come abbiamo detto, per esempio Anna, vabbè, al di là del mulino di Bentivoglio, che non fa parte dei sotterranei evidentemente, ma che è uno dei luoghi che voi in qualche modo cercate di tutelare e di proporre alle persone, i famosi canali, le vie d'acqua. Insomma, siamo stati attraverso il canale di Reno, ci avete portato, tra l'altro in un periodo in cui avevano svuotato i canali per fare manutenzione. Ecco, quanto è estesa la rete di canali? Perché si parla tanto della Bologna delle acque, no? Che tanti vorrebbero vedere. Noi abbiamo un torrente naturale che è il torrente Aposa, che i bolognesi per alcuni anni hanno potuto frequentare perché era per un piccolo tratto aperto al pubblico ed è il torrente naturale, quindi il tratto sotterraneo della città corre effettivamente lungo l'alveo naturale di questo torrente, che parte da fuori Roncrio, attraversa tutta la città e arriva fino dietro all'autostazione delle Corriere per poi dirigersi all'esterno unendosi agli altri canali della città e diventare il Navile. Poi abbiamo invece una serie di canali, quindi artificiali, quindi una cosa diversa, scavati dall'uomo, un reticolo che, come diceva Antonio, siamo circa sui 500 chilometri complessivi, quindi tantissimo, che si sviluppano da due fiumi principali, che sono il Reno a occidente e il Savena a oriente. Su questi due assi principali su questi due fiumi sono state create due straordinarie opere architettoniche, che sono la chiusa di San Rufillo sul Savena e quella perla straordinaria che è la chiusa di Casalecchio, che è la più antica chiusa del mondo ancora usata per i fini per cui era stata creata più di 1000 anni fa. Da queste due chiuse partono dei due canali artificiali, che sono il canale di Savena e il canale di Reno, che portano le acque dei due fiumi nel centro storico, dividendosi, sparpagliandosi letteralmente in centinaia di canali, di condotte, eccetera, e poi confluiscono tutti, Aposa e il canale di Savena e il canale di Reno, nel canale Navile che parte da via Bovi Campeggi. Qua infatti avete un'immagine, sono delle immagini proprio della chiusa di Casalecchio. Quella antichissima, più questo è il boccaccio, cioè il punto in cui effettivamente le acque del fiume vengono convogliate nel canale artificiale, che è un'opera di ingegneria idraulica unica al mondo. Canali artificiali che servivano, ricordiamo che sono stati fatti per un motivo preciso, per un motivo preciso, che era quello, qui vedete sempre il Navile con la navigazione, il motivo oltre che a dare acqua alla città era far funzionare gli oltre 300 mulini che avevamo a Bologna. In epoca moderna, cioè nel XVI secolo, Bologna aveva la più alta concentrazione di mulini da seta d'Europa. Mulini da seta che hanno permesso all'economia di Bologna di marciare alla grande, veramente, per 300 anni. Il segreto dei mulini alla bolognese era un segreto che doveva essere mantenuto appena la morte. Soltanto nel 600 il segreto dei mulini da seta alla bolognese è uscito dal controllo della città e altre realtà italiane hanno iniziato ad usare il mulino alla bolognese. Quello che poteva essere un brevetto, no? Era un mulino diverso da tutti gli altri. Con un'ingegneria particolare. Sì. Senti Massimo, dopo, adesso magari dopo nella seconda parte andiamo a vedere anche tutte le foto
che abbiamo a disposizione, ovviamente scattate da voi, da te penso in prima persona, e così andiamo a vedere anche, a mostrare ai telespettatori quelli che sono gli scorci più particolari. Già qui stiamo vedendo la famosa finestrella di Via Piella, però ecco, quelli che sono gli scorci più incredibili che tu hai fotografato, ce ne puoi citare due o tre? Allora, uno sicuramente quello all'interno della Fossa Cavallina, una serie di lapidi ritrovate, sono tutti uguali, quindi in stampo, in pratica in confezionamento, datate 1928, anno sesto dell'era fascista. La Fossa Cavallina fu chiusa, quindi coperta in quegli anni, esatto, questa è la lapide, una delle lapidi ritrovate. Delle qui dove siamo esattamente? Qui siamo nell'area sotto la Via Toscana, sotto all'incirca. Via Toscana. Mm-hmm. Il problema è trovare esattamente il punto, in quanto il GPS non prende quello esterno, certo, perché la quantità di terra che sovrasta la fossa è molto spessa. Questa serie di lapidi appunto facevano parte di un mantenimento, di una chiusura, perché nel 1928 appunto la Cavallina, da ansiosa, quindi da molte ansie che aveva, fu raddrizzata e coperta. Quindi al di sopra dei ponti di fianco, poi nella spalletta dei ponti principali, nei ponti pedonali, nei ponticelli pedonali, venne inserita la lapide appunto a ricordo dell'opera. Poi negli anni successivi, perché la città si stava espandendo, perché purtroppo il ciclo delle acque arrivò anche in quello delle fognature, se ne perse la memoria e sono state appunto ritrovate di recente durante una delle tante esplorazioni che facciamo. Una di queste appunto c'era anche la nostra Anna. Ma al di là di queste, che sono vere e proprie scoperte che avete fatto, ci sono anche dei luoghi magari già conosciuti che però insomma fotografarli non è da tutti. Ecco, per esempio pensiamo anche al famoso ponte romano sopra l'Aposa, pensiamo ai bagni di Mario. Ecco, sono zone che probabilmente molti bolognesi conoscono, ma la maggior parte non ha mai visto. Ecco. Sì, sono luoghi particolari, luoghi segreti, luoghi misteriosi che da un po' di tempo a questa parte non sono più visibili dal grande pubblico, però continuano a essere presenti, sempre molto importanti per la storia idraulica della città. Quindi sia l'intradosso del ponte romano, perlomeno la base è romana, poi la costruzione superiore di epoche successive, e la cisterna di Valverde, la conserva di Valverde, è uno degli elementi più affascinanti che possiamo avere davvero in città, sia la vasca ottagonale che il cunicolo inferiore del secondo livello inferiore che arrivava fino alla fontana del Nettuno. Questo cunicolo poi riceveva altre acque durante il suo percorso e alimentava, oltre la fontana, anche la fontana vecchia, il giardino dei semplici, che è dove oggi c'è sala borsa, la vasca dei cavalleggeri, una fontanella all'interno del giardino dei semplici appunto, e il pozzo del Terribiglia, che abbiamo una copia poi nel giardino posteriore del comune. Allora, tra poco vediamo tutti questi luoghi, vedremo le fotografie, quindi state con noi, non cambiate canale, una breve pausa pubblicitaria. C'è una nuova forza attorno a noi. È la forza delle reti TIM. Scegli la nuova TIM Smart. Fisso, mobile, TV e fibra da oggi insieme a partire da 29 euro. Chiama il 187 e vieni nei negozi TIM o su TIM.it. Sono nato in mezzo alla polvere, in un posto dimenticato da Dio. Ma la mia fede ha acceso la passione degli uomini. Ho conquistato nazioni, continenti, il mondo intero. Io sono il calcio. E mi conoscono tutti. Ma nessuno mi conosce meglio di William Hill. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Se è fatto solo con latte appena munto della zona d'origine, è meglio. Se non ha additivi né conservanti, è meglio. Se può stagionare a lungo, è meglio. Parmigiano Reggiano, anche a Natale. Meglio il meglio. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. Per Natale in Esselunga puoi vincere 1000 Smart 4-4, fidati. Jingle Bell time is over.
Auguri da Esselunga. Ireland, mucca viziata, bontà esagerata. Di nuovo in studio in diretta con Daedalus, la Bologna sotterranea, in studio con noi esponenti, dal presidente a due amici che ci hanno già accompagnato in altre puntate speciali di Daedalus, il presidente Antonio De Capua di Bologna sotterranea, poi Anna Brini e Massimo Brunelli. Adesso, grazie a Tiziano Ilardi, andiamo a vedere alcune delle immagini scattate nel sottosuolo all'interno di canali o prevalentemente rifugi antiaerei, bunker, diciamo così, della Bologna che fu, e le commentiamo insieme a Anna e Massimo. Ecco qui, a voi ragazzi. Allora, qua siamo sotto via via Galliera, via Riva di Reno, chiedo scusa, quasi all'incrocio con via Galliera. Questo è un ponte a schiena d'asino, ha un migliaio di anni circa. Tutti sappiamo che via Riva di Reno si chiama così proprio perché passa il canale di Reno sotto la strada. È, tra altre cose, è l'ultima via che abbiamo coperto, quindi alcuni ricorderanno ancora il canale a vista, perché gli ultimi lavori sono degli anni 60. E questo ponte a schiena d'asino è un ponte di ispirazione, di architettura toscana, perché i ponti a schiena d'asino sono tipici della Toscana più che dell'Emilia Romagna, ma d'altronde ad insegnarci a lavorare la seta sono stati i lucchesi, sono loro che hanno importato questa lavorazione da noi. Poi noi abbiamo inventato il nostro mulino, che era molto migliore, però sicuramente l'input è arrivato dalla Toscana, e questo è uno dei ponti costruiti proprio in quel periodo, quindi tra 1100, fine 1100, primissimi anni del 1200. Ok, poi vediamo, Tiziano, vai Massimo, vai tu. Allora, questa è in pratica il canale Cavaticcio, nell'area tra sotto la via Dominzoni e viale Pietramellara. Sulla sinistra si notano ancora le bitte d'ormeggio. Oggi questo non si può vedere, ma stiamo lavorando assieme al consorzio della Chiusa di Casalecchio, che ricordiamo è un organo importante per la città di Bologna, in quanto gestisce e fa manutenzione ai circa 68 km ancora di rete idraulica in uso, quindi tiene perfettamente in essere tutta questa serie di canaletti che in caso di piogge abbondanti riescono comunque a smaltire l'acqua, la pioggia e gli elementi idrici e portarli lontano dalla città. E in effetti, apro una parentesi, non si ricordano di grosse alluvioni e allagamenti a Bologna. Infatti anche per questo che Bologna non va sott'acqua. Ecco. Andiamo avanti? Vai sempre, sempre la stessa area, in pratica è qualche metro più indietro, è l'area portuale, l'area appunto del Cavaticcio. Il punto in cui il canale si interra, quindi va di nuovo sotto la strada. Da dire che quando fu rifatta l'area portuale, chi fece i lavori decise di fare una specie di soletta. Il vero canale Cavaticcio scorre circa 2,5 metri più sotto. Questa è una vasca che fu costruita per motivi di sicurezza, che comunque viene sempre mantenuta in buono stato. Sempre all'interno dell'area del Cavaticcio, una delle diramazioni laterali, questa in particolare alimentava la manifattura tabacchi, quindi a sua volta è una derivazione del canale di Reno. Passata sotto la manifattura tabacchi, arriva appunto nell'area del Cavaticcio e poi tutte le acque arrivano alla Bova, praticamente. Andiamo a vedere ancora. Ecco, qui c'è un ingresso di un canale su di un altro. Insomma. Esatto, esatto. A sinistra troviamo il torrente Aposa, a destra il canale delle Moline, ovvero il canale di Reno, che ha preso un nome diverso dopo via Oberdan. Questo è il punto di unione sotto la stazione delle Corriere, sotto l'autostazione.
Qui siamo pochi metri più a valle, sono le aperture ricavate, le asolature ricavate nella volta davanti all'autostazione, e la luce che si vede sul fondo sono le asolature di Porta Galliera. Ah, quelle là in fondo sono? Sono quelle davanti a Porta Galliera, esatto. Qui, Aposa, l'intradosso del ponte romano. Qui sulla destra il camminamento, no? Dove si esatto, può, sulla destra il camminamento. Sulla destra, sempre a pochi metri, ci sono le due torri. Il ponte romano ha la caratteristica di avere diverse fasi costruttive. In basso a sinistra, vedete, fondamentalmente sono ciotoli e misti a frammenti, a cocci di terracotta. E questa è la parte più antica, risale al secondo secolo avanti Cristo addirittura. Mentre invece vi è la parte in selenite, quella che risulta più chiara, purtroppo c'è anche uno scasso in cemento armato, perché d'altronde dei lavori nel corso dei secoli sono stati fatti, quindi adesso il ponte romano ha questo danno fatto da questa colata di cemento. La parte invece in selenite è stata ripresa in epoca petroniana, quando a Bologna vi era il vescovo Petronio, oggi nostro patrono, quindi 430 d.C. è stato rifatto la volta del ponte. Abbiamo perso il parapetto del ponte, che era in marmo bianco, quindi dovete immaginare, questo ponte permetteva ai romani che arrivavano da Rimini sulla Via Emilia di entrare nella nostra città passando sopra al torrente Aposa, e quindi il parapetto era in marmo. Parte di questo marmo del parapetto del ponte è stato riutilizzato sulla facciata e sulla gradinata di San Petronio, perché tutti i nostri monumenti romani venivano poi utilizzati come cava di pietra, di estrazione di materiale per la costruzione dei monumenti. Come è successo anche a Roma in qualche modo. Dappertutto, dappertutto. Andiamo avanti, vediamo. Ecco, qui siamo in un posto che tra l'altro ci avete fatto visitare, prego. Questo qui era il vecchio cavò della Cassa di Risparmio ed è praticamente contiguo a quello che invece è visibile dall'alto, che era la parte etrusca, in parte romana, dell'ex Sala Borsa. Quindi lì la cassaforte è molto bella. Una cosa che sconfidiamo, anzi tra qualche giorno incontriamo un assessore del Comune di Bologna, qualche settimana fa abbiamo incontrato il sindaco Merola, proprio per rilanciare un progetto coinvolgendo anche altre città emiliane, quindi un percorso della memoria, un percorso legato alle cripte, ne abbiamo delle magnifiche cripte. Una cosa stupefacente tra le due: una è rivedere il Nettuno da sotto, dove si vede anche la frattura della gamba per un errore della fusione di Jean Bologne, e l'altra cosa su cui noi vorremmo molto insistere è fare da Villa Ghigi rivedere un tratto dell'acquedotto romano, che questa è una cosa su cui è un mio leitmotiv. È l'unico acquedotto al mondo romano sotterraneo in funzione. Noi tuttora prendiamo l'acqua dall'acquedotto romano, un acquedotto che ha oltre 2000 anni. Se fossimo in un paese normale avremmo le prenotazioni un anno per l'altro, perché vedere un acquedotto che funziona con una portata d'acqua di 400 litri al secondo. E a Villa Ghigi c'è un accesso che, tranne proprio l'accesso vero e proprio che è stato fatto in epoca degli anni 60, tutto il resto è romano, e si scendono giù, correggimi Anna, 366 gradini mi pare. E al di là della discesa si usava, come quelli che noi oggi chiamiamo i sali, stati d'avanzamento lavori, i romani li disegnavano lungo le pareti, quindi uno mentre scende si vede tutta la mappatura. Se arriva giù, l'idea sarebbe quella di mettere un percolo con un materiale molto resistente da cui si possa vedere l'acquedotto. Speriamo di poterlo vedere presto. Andiamo a vedere ancora cosa ci riservano le prossime immagini con... Ecco, qui siamo in un rifugio antiaereo, evidentemente. Esatto, questo è l'imbocco di un rifugio antiaereo, uno dei tanti rifugi antiaerei, ce n'erano quasi 8.000 in città. Questo è Collinare, abbiamo ritrovato questa bella scritta: nel rifugio non si fuma, anche perché gli spazi erano molto angusti,
si riempivano in fretta di persone che scappavano appunto dalle bombe, e le normative dell'epoca, quindi fin dal 1936 in avanti, il Ministero della Guerra calcolava circa un metro quadro a persona e due metri cubi di aria. Quindi era però, meno non fumare. Esatto, ma nei rifugi che erano calcolati per 1500 persone ne arrivavano 2000, perché quindi la gente ancora comunque si rifugiava davvero in ogni dove, e appena suonava l'allarme scappava subito all'interno di queste gallerie. E questo è un altro rifugio? Altro rifugio collinare, un altro rifugio privato, questo è spettacolare, ha una serie di diramazioni, come si può vedere, questa è una delle tante diramazioni che sono in questo ricovero antiaereo, compreso una delle numerose vie d'uscita verticali, che avevano una doppia funzione, sia di fuga in caso di occlusione degli ingressi principali in caso di bombardamento, che cammino come presa d'aria. Quindi questo occhio che si vede, questo buco che si vede in alto, era una via di fuga. Esatto, esatto. Andiamo a vedere cosa c'è ancora. Altro rifugio antiaereo, questo è quello del Guasto. Più piccolo rispetto ad alcuni rifugi collinari, costruito sotto il rilevato del Guasto. Quindi quel famoso giardino che si vede oggi. Esatto, sotto il giardino del Guasto, proprio lì. C'è un ingresso calcolato per circa 800 persone. Una particolarità, fu ricavato e recuperato e ripulito da un'associazione studentesca con la quale abbiamo, la nostra associazione ha un protocollo di collaborazione che si chiama L'Altra Babele, è giusto ricordarli perché hanno fatto un lavoro eccellente di recupero, e hanno svuotato praticamente da tonnellate e tonnellate di merce che era stata depositata e buttata fin dal secondo dopoguerra, appunto recuperare questi spazi vivibili per cercare di riportarli, certo, quindi, al pubblico. No, è giusto, ne parliamo spesso male a volte di alcune associazioni studentesche che per le cronache fanno cose poco simpatiche, però in questo caso anzi è giusto sottolinearlo, bene, quindi L'Altra Babele. Volevo aggiungere una cosa su questa foto. Questa? Quella appena passata. Siccome giustamente Massimo diceva 2 metri cubi d'aria e 1 metro quadrato per persona, questi muretti che si vedono bassi, che sono stati creati probabilmente per degli assiti, per usarli come letto, eccetera, alla prima visita guidata che abbiamo fatto a questo rifugio ha partecipato un signore, ovviamente adesso non più giovane, ma che da bambino si rifugiò in questo luogo, e ci raccontò che questi piccoli muretti furono vitali, perché venivano messi tutti i bambini piccoli in piedi su questi muretti per impedirgli di soffocare, perché sennò venivano schiacciati dalle persone che erano molto più numerose, perché quando inizia a cadere le bombe non è che ti preoccupi di andare nel rifugio a te assegnato, ti infili nel più vicino. E questi bambini venivano soffocati dalla massa, e allora venivano messi in piedi su questi muretti per evitare di essere uccisi. E il Guasto, questo rifugio in particolare, cresce sotto la collinetta del Guasto, che ben sappiamo essere ciò che rimane della distruzione della Domus Magna del Bentivoglio, e abbiamo durante le ricerche di questo rifugio trovato anche diverse cose interessanti della fine del 1400. Sì. Andiamo a vedere ancora, c'era questo simbolo strano, questo qui. Cisterna, una delle tante indicazioni di protezione antiaerea che furono dipinte in ogni dove, in città e nella prima periferia. Qui in pratica indicava una cisterna antincendio che serviva appunto in caso di bombardamenti nella zona e di ispezioni incendiari, potevano essere utilizzate al di là della rete del normale acquedotto. E poi andiamo avanti, qui siamo in una zona molto, sì, la foto è abbastanza stretta però. Qui torniamo all'interno del torrente Aposa, è il punto di inizio della canaletta della Mascarella, quella che arriva fino alla Dozza, correva lungo l'attuale via Stalingrado, alimentava il mulino del Gomito e oggi termina nel Saven abbandonato. E poi ancora, andiamo a vedere se c'è qualcos'altro.
qui siamo una foto dell'anno scorso, noi, esatto. Esatto, una foto dell'anno scorso. Chi dirige è il dottor Fabio Marchi, segretario del Consorzio della Chiusa di Casalecchio. Alle spalle di Fabio abbiamo uno dei nostri ingegneri, l'ingegner Roberto Sgargi, nostro delegato alla sicurezza, durante appunto una delle visite guidate che si tengono una volta all'anno all'interno del canale di Reno, quando appunto questo viene messo in secca per le opere manutentive. E qui siamo sempre nel canale, penso. Sempre area del Cavaticcio, la zona verso la Bova, e il ponte che si vede in tradosso e spalletta è l'antico Ranuzzino. Ranuzzino perché sorgeva su terreni fuori le mura dei conti Ranuzzi. Vediamo se c'è ancora qualche scatto. Oh, qui finalmente siamo Questa Bagni di Mario fu costruita sul modello della Domus Aurea di Nerone. La cosa Dove siamo intanto? Perché secondo me i bolognesi dicono: ma dunque, dove noi si siamo trova? Qui fuori Porta San Mamolo, andando verso la collina, sulla destra c'è via Bagni di Mario. È singolare pensare che questo era un locale di servizio, non era un locale aperto al pubblico. Siamo nel 1500, quindi il Papa, che poi in realtà fu il nunzio, il delegato, decide, perché Bologna era una città che aveva una popolazione molto ampia, c'era il problema dell'approvvigionamento idraulico, e allora furono poi fatti confluire l'acqua della sorgente, che è sotto San Michele in Bosco, che ancora butta acqua, e invece qui si viene per captazione o stillicidio raccolta, ci sono tanti tunnel, ecco, si possono vedere, sì. Quei tunnel che entrano dentro le viscere della collina, raccolgono l'acqua che dopo si andava a decantare per essere pulita. Purtroppo negli anni sono stati riportati enormi danni, dovete pensare che lì c'era migliaia di conchiglie, il colore rosso tipico romano, quindi pensate cosa doveva essere vedendola. Dell'epoca. Ecco lì una cosa che era sempre stata una mia opinione, che lì ci passa l'acquedotto romano, lì poco vicino, probabilmente questo in origine era un impianto termale. Anche infatti perché, ne ha un po' l'aspetto, visto ma questo così. Perché io ho sempre ragionato così come i bunker, uno non costruisce un bunker in pochi mesi, in una zona, sceglie una zona, scava, in 8 mesi, 6 mesi hai un bunker. Queste opere sono state realizzate, l'ideatore, questo Tommaso Laureti o Laurati che dir si voglia, che era un siciliano, arriva in città che non conosceva, all'improvviso scava, perché qui stiamo parlando di massimo sono 30 metri, tra, anche di più forse, di tutto, una trentina di metri. Sì, cioè, quindi fai delle opere così importanti proprio lì. Adesso ho sentito che qualche storico, qualcuno comincia a dire che effettivamente è probabile pensare che lì ci fosse un impianto termale. Quindi lì probabilmente qualcuno riferì a Laureti o Laurati che c'era l'impianto, quindi c'era possibilità. È una mia personale suggestione. Comunque parliamo di una struttura veramente molto molto bella. Ecco, esatto, posso dire che è bella, comunque è a vederla. E poi ecco, da lì pensate che adesso, diciamo dalla parte opposta, parte il tunnel che porta giù al Nettuno. Quindi questa è la partenza dell'acqua che va, adesso non viene, dal 1964 si usa l'acqua dell'acquedotto, ma fino al 64 si usava quest'acqua l'acqua qui, che si va a confluire con l'acqua di Valverde, quindi San Michele in Bosco, si congiungono a Porta San Mamolo, poi ad acque riunite sotto via D'Azeglio arrivano sotto il Nettuno. Ricordiamo che anche gli spazi della conserva di Valverde, comunemente conosciuto come Bagni di Mario, furono utilizzati dal 43 al 45 anch'essi come rifugio antiaereo. È una scoperta recente, grazie a alcuni documenti ritrovati all'interno dell'archivio storico del Comune di Bologna, in cui c'è una piccola notifica in cui si prega di procedere con le opere di illuminazione, portare un po' di luce all'interno di queste gallerie per la popolazione, che abitava in zona. Allora facciamo l'ultima pausa pubblicitaria di questa sera. No, allora vediamo, no, visto che il regista ci ha già fatto mostrare, ci ha mostrato questa
Massimo, che cos'è? Questo è uno dei tanti capitelli che ricordano le acque in città, capitelli sparsi in ogni dove, abbiamo rane, tritoni, delfini, sirene, onde, tutto ciò che può richiamare l'acqua, sparso in città e prima periferia. Sono centinaia e centinaia di piccoli documenti storici. Sarebbe interessante andare a documentarli tutti. Che abbiamo recuperato anche all'interno del nostro ultimo libro, che è stato presentato martedì a Palazzo Renzo. Un libro che appunto si pregia di essere una guida, la prima guida sulle acque della città. Bologna, labirinti d'acque, guida, itinerari e percorsi. Qui appunto tanti suggerimenti anche per andare a scovare queste piccole curiosità. Esatto. Dicevo, ci fermiamo, facciamo l'ultima pausa di questa sera, poi di nuovo in studio, il gran finale. Insomma, cerchiamo anche di capire se è possibile, se sarà possibile in futuro magari visitare questi sotterranei. A tra poco. C'è una nuova forza attorno a noi. È la forza delle reti TIM. Scegli la nuova TIM Smart. Fisso, mobile, TV e fibra da oggi insieme a partire da 29 euro. Chiama il 187 e vieni nei negozi TIM o su TIM.it. Ireland. Mucca viziata? Bontà esagerata? Se è fatto solo con latte appena munto della zona d'origine, è meglio. Se non ha additivi né conservanti, è meglio. Se può stagionare a lungo, è meglio. Parmigiano Reggiano, anche a Natale. Meglio il meglio. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Dancing and prancing. Per Natale in Esselunga puoi vincere 1000 Smart Forfor fidati. Auguri da Esselunga. Val di Fassa, il paradiso dello sci. Tra il Sella, il Pordò, il Catinaccio e la Marmolada. Uno scenario davvero unico, patrimonio dell'umanità. 85 impianti di risalita, oltre i 230 km di piste inserite nel Dolomiti Super Ski. E per chi non scia, attività outdoor, wellness nel nuovo centro acquatico Dola Ondes, trattamenti termali e 7 kindergarten. La sera poi, appuntamento imperdibile con la gustosa cucina ladina. Val di Fassa, alla salute. Se è fatto solo con latte appena munto della zona d'origine, è meglio. Se non ha additivi né conservanti, è meglio. Se può stagionare a lungo, è meglio. Parmigiano Reggiano, anche a Natale, meglio il meglio. Per la tua pubblicità, chiama lo 051 400 636 o scrivi a pubblicità@rete7.it. Ultima parte di Daedalus, la Bologna sotterranea, il tema di questa sera. Stiamo parlando con esperti e vi abbiamo mostrato davvero delle chicche, degli angoli nascosti che probabilmente nessuno di voi ha mai visto. Nell'ultimissima parte poi della nostra trasmissione lasceremo la linea alla collega Alessia Salvatori, che ci mostrerà un aspetto divertente senz'altro della Bologna sotterranea, cioè questo spettacolo pensato da Malandrino e Veronica sotto il voltone del Podestà. Poi tra l'altro sappiamo che ci sono tanti progetti per questa zona di Bologna, la zona più centrale. Sarà presentato tra pochi giorni anche il restauro del ex cinema Ambasciatori, se non ero Arcobaleno, no? Sì. Come quelli della mia generazione lo ricordo come l'Arcobaleno. Ne parlavamo con l'assessore Lepore qualche settimana fa. E quindi comunque c'è fermento anche per questa Bologna sotterranea che in pochi conoscono e che in tanti vogliono conoscere. Quindi tra poco Alessia Salvatori con Malandrino e Veronica. Intanto però andiamo a vederci anche un filmato che ricostruisce quello che doveva essere, o c'è attualmente, quello che c'è, sotto la collina, diciamo, di Villa Spada. Sì, tutti conoscono Villa Spada, prima di tutto perché c'è la sede di una biblioteca comunale e poi c'è un bellissimo parco pubblico molto frequentato. Villa Spada è una villa settecentesca che sorge su ciò che rimane di un edificio molto più antico, ma
sotto la collina, sotto i piedi della gente che va a passeggiare nel parco pubblico, si nasconde un grandissimo rifugio antiaereo, uno degli 8.000 rifugi pubblici costruiti dal Comune di Bologna. È un rifugio che è ancora lì e presumibilmente perfettamente conservato. Noi piacerebbe molto poterlo esplorare, ormai non è più possibile da un po' di tempo perché gli ingressi sono murati ovviamente per tutelarlo, però i rifugi erano fatti per durare, erano costruiti molto bene e noi ne conosciamo tantissimi a Bologna, non ce n'è uno che abbia una crepa, quindi credo che anche questo non faccia eccezione, è uno spazio molto grande che se si potesse un giorno riaprire, questo è lo sviluppo del rifugio sotto la collina di Villa Spada, potrebbe anche offrire spazi sfruttabili anche culturalmente per delle mostre, per degli eventi. Ci sono due ingressi, una piccola parte è stata tre ingressi, una piccola parte è stata utilizzata dai bolognesi di una generazione fa perché vi erano i bagni pubblici di Via Saragozza, quindi qualcuno forse li ricorderà anche per questo motivo. Qui si vede proprio benissimo. Guardate, sì, la collina e come dovrebbe essere, com'è il rifugio antiaereo. Ci sono ancora tutte le prese d'aria, se uno fa un po' attenzione mentre passeggia nella collina vede queste specie di camini che escono avvolti dall'edera, quindi sono un po' nascosti dalla vegetazione, ma ce ne sono alcuni che sono ancora sopravvissuti, ma comunque gli ingressi sono molto ben visibili, molto ben conservati e ben visibili. Il rendering in 3D, come si può vedere, è stato creato da Francesco Zironi, dall'architetto Zironi, custode del Museo della Tappezzeria all'interno di Villa Spada, sulla base di una mappa in due dimensioni, proprio su foglio cartaceo, ritrovata anch'essa all'interno dell'archivio storico comunale. Sarebbe bello poter visitare, no? Prego Anna, poi dopo passiamo al Presidente. Sì, sarebbe molto bello sfruttare questa infinità di spazi che Bologna ha nascosti, perché sono belli, sono ricchi di storia, sono, ripeto, la maggior parte molto ben conservati. Tra le altre cose, dentro Villa Spada c'è una ghiacciaia che è splendida, nei sotterranei di Villa Spada c'è una splendida ghiacciaia con ancora tutti i cunicoli, le scale, le vasche, tutto perfettamente conservato. Quindi Bologna non riesce a pensare come poter sfruttare questi spazi straordinari che abbiamo a disposizione, e sono tanti. Presidente, intanto ricordo appunto il libro, il volume edito e appena pubblicato da Persiani, Bologna, labirinti d'acqua, guida, itinerari e percorsi, Angelo Zanotti, Francisco Giordano e Massimo Brunelli che abbiamo in studio, Bologna, labirinti delle acque, con tutte le foto e le curiosità della Bologna che sta sotto i nostri piedi. Presidente De Capua, riusciremo a riportare i bolognesi magari nell'Aposa e magari a incrementare addirittura quella che è la Bologna visibile sotterranea? Diciamo una cosa, allora, noi di gente negli anni, tenuto conto che non abbiamo scopo di lucro, anzi lo dicevo poc'anzi, abbiamo sempre dato soldi noi al comune, quindi esempio più unico che raro di un'associazione che non prende soldi e ne dà, per anni abbiamo riversato soldi al comune. E noi abbiamo portato giù 500.000 di persone, tutto su base volontaria. E devo dire che sono venute televisioni straniere, è venuta la CNN, sono venuti TV giapponesi, abbiamo avuto TV satellitari e devo dire vengono da tutta Italia, vengono anche dall'estero perché abbiamo dei sotterranei che lasciano a bocca aperta. In questa pur bellissima rassegna che avete fatto mancano ovviamente per brevità dei siti che sono spettacolari tipo Villa Guastavillani. Sono dei gioielli, di una bellezza. Il ninfeo di Villa Guastavillani. Sono cose che io quando ogni tanto vado a fare anch'io da Cicerone, ma vediamo, le persone rimangono letteralmente a bocca aperta. Noi abbiamo cripte, abbiamo tanti luoghi, peraltro sarebbe anche importante collegare, fare un circuito regionale. Perché, e per esempio gli stranieri che vengono, noi abbiamo anche questo progetto chiamato Musei Sopra e Sotto.
L'idea è quello, un ticket, uno a vedere un museo sopra e poi, perché sono dei musei, sotto. Infatti, per esempio, quando si parlava prima la storia del perché Bologna è la capitale mondiale della meccanica, questa tradizione viene dalle macchine che lavoravano la seta. Oggi gli stessi storici dell'economia sono concordi nel dire che la vera nascita della rivoluzione industriale non avvenne in Inghilterra con il vapore, ma avvenne nel 200 a Bologna con l'uso della ruota idraulica. Quindi è storia, serve come monito per quello che sono stati gli anni della guerra, c'è bellezza perché ci sono delle cose molto importanti e si capisce il senso della città. Purtroppo, allora, molti siti sono aperti, non li facciamo vedere tutti i giorni. Alcuni siti che adesso sono chiusi per manutenzione, tipo l'Aposa e Bagni di Mario, che hanno una grande facilità, perché l'Aposa può essere visitata da migliaia di persone al giorno. Noi confidiamo che vengano ultimate queste opere di manutenzione e quindi si possa ripartire. Soprattutto ecco il Nettuno. Il Nettuno è veramente un delitto che non si riesca a far vedere alle persone. Sono ancora pensate le manopole che con ancora le scritte, per esempio tetta destra, tetta sinistra, che alimentavano manualmente tutte le uscite d'acqua del Nettuno. Ecco, guardate che spettacolo, questo qui, questo è il Savena, mi pare, che si mette dentro, esatto, il canale di Savena, guardate che roba. Io, ripeto, vado per sotterranei da 52 anni e le prime volte che andavo nell'Aposa, pensate che dagli anni 20 l'Aposa non veniva più esplorato, guardate qui che meraviglia. Questo è Ponte di Fero. E il fascino di andare a vedere questi luoghi che sono ricchi di storia, per esempio arrivò il matrimonio tra Lucrezia Borgia, quando si sposò con le Stense, arrivò proprio Porta Galliera con tutto questo corteo di navi. Pensate che Bologna sostenne una battaglia navale con Venezia nel 1271 e la vinse. Noi avevamo una flotta. Ecco, guardate qui l'accesso meraviglioso a Bagni di Mario. Abbiamo battuto Venezia in acqua. Non è vero che era una piccola flotta. Una volta, poi dopo si è andato la barca. Ecco, guardate che belli tutti questo gli accessi. Bagni di Mario. Ecco, adesso da qui, adesso un attimo, ecco. Ecco, questo tunnel, allora non si vede. Comunque era una delle uscite, diciamo così, laterali, sì, parte ecco, la... Ecco, guardate che meraviglia, guardate la perfezione di queste strutture, che sono, tra l'altro, un altro grande vantaggio. Ci possono accedere persone anziane, bambini, disabili, noi facciamo entrare veramente chiunque. Ecco, questa qui è un'acqua, guardate la purezza dell'acqua. Questa è acqua che viene dalla... Sembra una grotta. Ecco, però, guardate, qui siamo sempre a Bagni di Mario, guardate che meraviglia. E il cammino sono 12-15 metri di... Abbiamo anche di... qualche effetto audio, sì. Ecco. Prego, prego, questa è la chiusa. La chiusa di Casalecchio, ricordiamo che l'UNESCO ha la resa patrimonio, quindi è veramente... Noi parliamo tutti i giorni dei portici e cerchiamo di farci riconoscere i portici, ma... UNESCO si è accorta prima della chiusa di Casalecchio. e sotto è ancora di legno, cioè è ancora la struttura, è ancora lignea, ed è proprio perché il legno è flessibile che questa chiusa è riuscita a resistere mille anni. Ecco, pensate per esempio anche lì i tanti scempi a Casalecchio, del Parco Talon c'è ancora questa limonaia dove Stendhal ha scritto una parte della Certosa di Parma, è in stato di abbandono, messa male. La nostra città è piena di questi richiami. Ecco, per esempio, all'inizio della trasmissione si è fatta vedere la Bova, che è un porto dell'800 d.C., quindi un porto che ha mille... Ecco, guardate le bitte. E la navigazione è stata finito la sua funzione nel 1954, quindi stiamo parlando di 60 anni fa. Ecco, guardate sempre che meraviglia, queste qui erano delle paratoie con le bitte. E quindi, Bologna aveva negli anni d'oro, ecco, questo qui è il porto, questa è via, è proprio la Bova. Ecco, guardate ancora, e lì si vede sotto la stazione, praticamente via Bova e Cappeggi, fra l'altro lì è visibile. E pensate, avevamo quasi 5.000 navi l'anno,
che arrivavano a Bologna, che di Bologna era una città porto. Uno si dei porti fluviali più importanti. Si poteva arrivare con le chiatte fin dentro la città, quindi non solo i mulini, ma e qui si chiude sulla finestrella di Via Piela, che conoscono in tutto il mondo, ma appunto stasera abbiamo mostrato una finestra, invece c'è molto altro oltre a quella finestrella. Io vi ringrazio davvero tanto per essere stati qui questa sera, per aver mostrato non a me ma a tutti i bolognesi quello che c'è e quello che si potrebbe vedere. Ci auguriamo di prestissimo di tornare con voi magari su qualche luogo particolare e poterlo mostrare ai nostri telespettatori. Grazie allora a Massimo Brunelli, grazie ad Anna Brini, grazie al presidente De Capua. Magari faremo una prossima puntata ancora con loro per mostrare nuove cose. Adesso io vi lascio, magari se lo vediamo insieme, a questa pièce teatrale, posso dire, insomma, questa anticipazione che Alessia Salvatori ha raccolto assieme a Malandrina e Veronica. Restiamo in tema assolutamente, perché siamo nei sotterranei di Bologna, siamo nei sotterranei del Voltone, c'è una rappresentazione che mettono in scena i nostri due simpatici comici. Allora, linea ad Alessia Salvatori, noi con Daedalus ci vediamo invece venerdì prossimo, arrivederci. Dai sotterranei di Bologna una paurosissima visita che comincerà tra pochissimi giorni. Malandrino e Veronica... Non si può dire. Ah no? Eh no, perché questo è il laboratorio segreto di mia potenza russa. Signor Alberto Regazzoni, dica. Sì, siamo qua per fare un giro e ci hanno parlato di questo bellissimo sotterraneo che era della Fondazione Golinelli. Ci siamo trovati in questo laboratorio segreto, nei sotterranei di Bologna. E adesso andiamo a vedere che cos'è. Perché non sappiamo ancora, ok? Ok, qualcosa però dovremmo dire. È rimasta di stucco. Dobbiamo dire che questa, noi facciamo un'eccezione per voi amici di ETV, in realtà questo è il laboratorio segreto dove noi facciamo grandi esperimenti, anche con belle ragazze. Tutti i giorni? Quasi. Quando si comincia? Ah, dalle mie informazioni è sabato 12 alle 18.30 e anche alle 20. E poi anche domenica 13 dalle 17 e poi anche alle 18.30 e poi domenica 13. Ho detto giusto? Sì. Ha detto giusto? Ha detto giusto. Ora noi siamo nel vecchio sottopasso, stai attento dove metti i piedi tu perché puoi inciampare e finire poi nei nostri esperimenti. Questo vecchio sottopasso dove c'erano i vecchi negozi di Bologna. Ora noi entriamo in un passaggio molto stretto, attento dove metti i piedi perché andiamo in zona di laboratorio misterioso. Proseguiamo il nostro viaggio nei sotterranei di Bologna. Ti sento tremare, eh? Un po'. Ma tu adesso non sai cosa ti aspetta. Questo passaggio porta qua, in questa zona, dove qua, vedete? Girati, guarda che cosa hai dietro di te. Sentiamo già delle voci strane. Questo è un professore? Cos'è? Un pazzo? È un pazzo. Oddio. Gente straniera, gente che non dovrebbe occupare, un laboratorio asettico. Professore. Ah, mi scusi, abbia pazienza, qua noi si sta lavorando a un certo tipo di... No, le... C'è la televisione con Alessia, quindi dovevo fare... Questo è gravissimo, professore, gravissimo. Lei continua a rendere pubblico cose che non dovrebbero essere... Ma noi abbiamo fatto un'eccezione, questa è zona di sperimentazione dove noi qua cloniamo tutti gli esseri che sono sopra... E li facciamo diventare dei piccoli Virginio Merola. Ecco, naturalmente noi cercheremo di carpire questa videocassetta, vero? Dopo sezioniamo, cerchiamo di tagliare. Signor Alberto Regazzoni. Io sono costernato, non sapevo assolutamente niente di questi esperimenti che vengono fatti nel centro di Bologna, sotto il centro di Bologna, tutti i sabati e domeniche. Proprio. Ma è felice il sindaco di Bologna? Il Virginio, lui crea l'armata, l'invincibile armata per Virginio. Questa è l'idea strepitosa che abbiamo avuto per fare... Veramente adesso leviamo i personaggi, usciamo. Perché guardate che posto è questo qua. Questo qui è un posto incredibile. Un po' inquietante. Beh, lo sai che la nostra specialità è la paurella. La paurosissima paurella. La paurosissima visita. Quindi Roberto Malandrino e Eugenio Bortolini, Paolo Maria Veronica, più tutto un altro cast enorme che adesso non sto a citare. Siamo qui da quando? Ripetilo un po'. Rivediamo, sabato 12 dicembre, domenica 13 dicembre, a orari che vanno dalle 17 alle 20. Bisogna informarsi da Bologna Welcome. E poi facciamo anche il 20 dicembre, domenica. Assolutamente anti questa pubblicizzazione continua di qualcosa che dovrebbe non essere pubblico.
Qualche dettaglio in più, il tragitto, qualcosa? Niente, niente. Andiamo, venite. L'età, ad esempio, chi è che può venire giù con voi? Qui, attenzione, dagli 8 anni in su, mi raccomando, non mi portate bambini piccoli, perché già qui anche le persone, le signore ansiose, mi raccomando, perché guarda, vogliamo andare a vedere... Vedi che ogni tanto faccio una domanda giusta? Tu sei fatto le fai sempre. No, ma il bello è che qua ci si rischia di perdere. Infatti abbiamo lui che farà proprio da guida per evitare questo problema. Perché questo laboratorio è un segreto nel segreto, capito? Quindi alla fine c'è una continua scoperta. Continui coup de théâtre. Ma ce la faremo a uscire da qui? Ah, non lo so, io mi sono trovato da solo, mi sono capitato da solo, mi sono cacato addosso dalla paura. Da solo, quindi non so... Io, quando montavo queste cose ogni tanto si cioè veramente quanto tempo sono autobus, cioè, sentono rumori strani qui sotto, cioè c'è una Bologna diversa qua. Infatti, quanto tempo il bolognese qua scoprirà qualcosa di nuovo, cioè che non tutti entreranno, è quello che è successo anche a me la prima volta che mi hanno invitato. Sì, ho detto ma dove siamo, capisci? Non è uno servizio di 6 ore, viene tagliato la cassetta, viene requisita, professore. Scusate un attimo, quanto tempo ci avete messo per allestire tutto? Ancora abbiamo finito, dobbiamo ancora allestire una marea di roba, ci abbiamo messo, cioè sono settimane che lavoriamo. Tanto sai dove siamo qua? Sai cosa c'è qua sopra? Qui sopra siamo sotto il Nettuno. Vedi che è tutta circolare, questa è vero, è proprio siamo sopra la statua del Nettuno. Quindi avete piantato una canadese per finire i lavori? Sì, una canadese in riva al fiume, praticamente, perché c'è il fiume che poi scorre sotto. Sì. Non faccio altre domande. Vieni a vedere, andiamo. Andiamo? Andiamo. Dove? Dove? Di qua, vieni qua, vieni di qui, vieni di qua, passa dai respiratori. Attenzione, questi non c'entrano, non sono di scena. Ecco. Attenzione. Luce! Luce! Non c'è la luce. Questo vedi il corridoio che porta da dove siete entrati voi, dalla parte proprio da dove siete entrati, ovvero sia dalla parte, come possiamo definirla. Signor Ragazzoni, che cosa c'è là? Abbiamo fatto un tragitto comunque decisamente lungo, ci vuole la guida. Sì, infatti io personalmente ho la bicicletta per girare qua, quindi, quindi ci vuole, è molto lungo e periglioso. È difficile starci anche dietro. Sì, bisogna avere delle buone gambe, dai, esatto. So, però qua ci sono altri laboratori che abbiamo allestito, stiamo allestendo ancora, siamo ormai alle strette. Quanto durerà questo spettacolo? Beh, dunque, lo spettacolo sarà un'ora, più gli spostamenti che saranno altre 6-7 ore. Ci sono due spettacoli al giorno? Sì, due spettacoli al giorno, uno alle 18.30 e l'altro alle 20, questo di sabato, invece la domenica alle 17 e alle 18.30. Dov'è il carrello? Il carrello? Come non sappiamo? Scusate, che carrello? Non per... Quale carrello? Il carrello con cui ci spostiamo noi professori. Cioè uno si sposta in bicicletta ed è il custode, no, sì, la guida, scusate. Sì. Poi qualcun altro si sposta in carrello, ma la gente come fa a starvi dietro? La gente ci corre dietro perché dovrà correre, perché vedi che qua ce n'è di tragitto da fare. Però io cercavo, dove è carrello? Professore, hai visto carrello? Forse abbiamo venduto per comprare luci? C'è un attimo di... Forse l'avete venduto per comprare le luci? Sì, perché qua è tutto molto calibrato, lei capisce, c'è cioè questa clinica, si mantiene, si automantiene da 12 anni, da 12 lunghi anni. Il professore e noi stessi, a parte Roberto che invece naturalmente ci viene a trovare, siamo sepolti qui da 12 anni. Qui, da qui puoi immaginare tutto quello che è successo in questi 12 anni, evoluzioni, esperimenti, situazioni, stimoli che poi il pubblico verrà a fruire emozionandosi, anzi dobbiamo cercare di renderlo anche leggero perché qua c'è un'aria che tu sei in vita. Comunque vi siete conservati bene tutto sommato. Sì, stare nel sottosuolo si vede che fa bene, fa bene. 84 anni, cioè, comunque io ho il compito appunto di condurre la gente che come me è ignara di quello che c'è qua sotto, insomma, proprio non ne sa nulla. E piano piano scopriremo questo mondo sotterraneo proprio sotto il centro di Bologna, che è veramente una scoperta entusiasmante.